Alla Casa di Alti Formaggi si viaggia oggi nei territori del meridione d'Italia. Si tratta di liofilizzare qualcosa che appartiene a un territorio molto vasto che riguarda regioni come il Molise, la Basilicata, la Calabria, che è la Campania, e naturalmente arriveremo poi a raccontare anche di vicende che hanno a che vedere con la storia di un territorio che nei tempi, nei secoli è mutato anche drasticamente con invasioni che hanno portato poi a dei vantaggi notevolissimi per quel che riguarda anche la cultura gastronomica di un paese che poi dal 1800 in avanti ne ha certamente giovato. Vi racconterò perché all'interno di questa serata. È chiaro che non posso dire tutto, è talmente vasto che io stesso mi sto perdendo nel mare di informazioni che questa sera appunto distribuiremo. E per non perderci ci concentriamo sulla città che sarà capitale europea della cultura nel 2019. Nel 1952 la Basilicata, e in modo particolare Matera, divenne tristemente famosa perché infatti viene bollata letteralmente come la vergogna d'Italia. I sassi di Matera. All'epoca, negli anni 50, il tipo di percezione era di un paese talmente povero, a dirla così, da vedere persone, uomini, animali che vivevano insieme nelle stesse case, case stalle, case dove in effetti c'era anche poco da nutrirsi, poco di cui naturalmente vivere. In pratica hanno spostato migliaia di sassi e quindi hanno deciso di spostare in un centro cittadino orrendo, tra l'altro, un piano urbano terribile. Uno vede oggi cosa c'entra questa cosa con. Per fortuna però è rimasto il grosso, importante, il centro storico e una serie anche di elementi di colpo d'occhio che non potevano essere cancellati da un piano urbano folle come quello degli anni 50. Oggi lo guardiamo con occhi molto entusiasti perché vediamo qualcosa che è in piena era moderna, nel 2018, quasi 19, sembra conficcato un pezzo di passato nel presente di oggi e ci appare come qualcosa di magico. Una magia che qui nasce dalla capacità del passato di divenire presente. Anche nella gastronomia, il pane dei sassi è diventato il celebre pane di Matera, fragrante e profumato. E con l'olio extravergine d'oliva è quella pietanza semplice ed eccellente che accomuna ogni territorio del sud, evocato in questa serata.